Buongiorno, buongiornino amici. Allora, ci troviamo qui a San Mango d'Aquino di fronte al municipio, in quanto tra poco avrà inizio il corteo che porterà al monumento dei caduti che si trova nella nostra piazza principale. Questo perché? Perché stiamo andando a festeggiare la festa del 4 novembre, giornata che ricorda l'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Perché proprio il 4 novembre? Perché questo giorno ricorda l'anniversario dell'uscita dell'Italia dalla Prima Guerra Mondiale, quindi il 4 novembre del 1918. E vediamo che a questa festa presenzieranno anche le scolaresche, che con un corteo accompagnato dalla banda musicale, dai nostri vigili, dai carabinieri, si recheranno appunto al monumento dei caduti. Loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. In attesa che arrivi la banda insieme alle autorità e alle scolaresche qui al monumento dei caduti, ricordiamo che siamo stati a rendere omaggio al monumento dei caduti a Nassiriya, dove il sindaco del paese e il sindaco dei ragazzi hanno reso omaggio appunto a questi morti deponendo una corona nazionale. Ricordiamo che fino al 1976, il 4 novembre, è stata riconosciuta a tutti gli effetti una festività. A partire dal appunto il 1976, da questa data, invece questa festività ha perso sempre più valore, sia per questioni economiche che per questioni lavorative. Ha iniziato a riacquistare valore grazie al presidente Carlo Azeglio Ciampi, in quanto prima della sua presidenza il 4 novembre era diventato una festa mobile che cadeva ogni prima domenica di novembre. Invece appunto con Carlo Azeglio Ciampi questa festività ha ripreso a coprire un ruolo molto importante ed è festeggiata con grande sentimento.
Anche qui al Monumento dei Caduti, il nostro sindaco del paese, insieme al sindaco dei ragazzi, alle forze dell'ordine, al nostro prete Don Giacinto, alla dirigente scolastica e ai consiglieri dello stesso sindaco, rendono omaggio ai caduti in guerra. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Consentitemi di salutare le autorità religiose, le autorità militari e le civili che hanno fatto corona in questa giornata importante. Importante non in termini retorici, importante in termini sostanziali, importanti per quanto riguarda la cultura, la scuola, il modo di trasferire scienze e coscienze e sentimenti a questi nostri figli, importante per il ricordo della storia, importante perché il futuro di un popolo non si costruisce se non c'è memoria, se non si riesce, come sono solito dire io, a suggerire il latte della storia per nutrire la propria anima e la propria mente di tutto quello che ci appartiene, su cui poggiare poi in termini forti, in termini granitici, le prospettive di questi nostri giorni, di questa nostra società verso il futuro. Non lunghi discorsi stamattina, perché noi abbiamo rinviato questa celebrazione insieme a commemorazione del 4 novembre ad oggi, perché volevamo intanto che ci fossero le scuole, ecco, una forma nuova e diversa di commemorare i nostri caduti, di ricordare la unità della nostra nazione, ricordare le gesta che hanno portato al riscatto dell'indipendenza di questa nostra bellissima Italia. Sarebbe bello, bellissimo, il tempo non ce lo consente, riprendere quello che dal punto di vista nozionistico a scuola sicuramente sarà fatto, è stato fatto, fare un escurso su veloce sulla storia d'Italia, su come siamo arrivati all'indipendenza e su come poi si è concluso il 4 novembre del 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'armistizio di Villafranca, si è concluso il ciclo dell'unità d'Italia. Ma penso questo potremmo fare. Allora, oggi abbiamo festeggiato il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Con quale spirito comunque è stata festeggiata questa ricorrenza? Oggi è stata una giornata importante perché, come hai detto bene tu, il 4 novembre, posticipato di qualche giorno per motivi tempistici, perché il 4 tutti i sindaci del comprensorio sono stati invitati dal prefetto di Catanzaro e poi abbiamo voluto anche che sono seguiti degli inviti all'esercito per essere presenti qualche autorità militare. E quindi oggi è stata una festa importante perché quando si intrecciano motivi storici e giuridici, quando si parla di unità d'Italia, quando si parla di risorgimento, che è tra le pagine più belle di storia, personaggi come Cavour, Mazzini, Garibaldi che hanno fatto l'Italia, che sono scolpiti nella nostra mente e nei nostri ricordi, dove parole come unità, libertà, autonomia, uguaglianza, solidarietà sono poi stati sanciti dalla Costituzione italiana, perché quei principi poi dell'unità d'Italia sono stati consacrati nella nostra Carta Costituzionale, che è quell'insieme di diritti e doveri che ogni individuo deve rispettare e deve osservare. Oggi è stata una giornata importante, presenti le scuole, e quindi ne approfitto per ringraziare i docenti, la preside Pascuzzi, il personale ATA e anche gli artisti della banda municipale, il maestro Fiorillo e il presidente Mantuano, che ci hanno accompagnato e hanno
coronato questa giornata importante. Va benissimo, noi ci aggreghiamo ai tuoi ringraziamenti e ti auguriamo una buona giornata. Vorrei ricordare, ne approfitto, che oggi sono passati il 12 novembre del 2003, furono i fatti tragici di Nassiriya, sono passati 10 anni, dove 19 italiani persero la vita, maggior parte carabinieri, militari e 2 civili, e ricordiamo che loro erano là impegnati in una missione difficile di pace, hanno trovato la morte, quindi un pensiero e un ricordo si posa e va anche a loro e alle loro famiglie. Grazie. Grazie a te, buona giornata. Grazie. Siamo all'interno dei locali comunali insieme all'onorevole Leopoldo Chieffalo. Allora, oggi abbiamo festeggiato il 4 novembre. Ricordiamo che una volta questi festeggiamenti avvenivano per ricordare che comunque l'Italia aveva vinto sull'Austria e la Germania. Oggi invece Italia, Austria e Germania sono comunque nazioni amiche, fanno parte della comunità europea. Cosa ne pensa di questo? Come ce lo spiega più o meno? E ben che sia così, la storia del passato ha segnato divisioni che poi hanno portato molte sofferenze. Il famoso impero austro-ungarico in un certo periodo era quello che sovrastava l'Europa, e quindi come allargava i tentacoli del potere dove poteva per sottomettere popoli, il famoso imperialismo tedesco, sottomettere popoli e quindi allargare il potere di intervento. E ci è voluto tanto sangue sparso per riprendere i confini della nostra realtà patria. Non dicevo oggi che ricordarle sarebbe molto bello, perché poi la storia del risorgimento italiano è una delle storie più avvincenti, no? Nella quale storia, in modo particolare, il Mezzogiorno d'Italia, il Regno delle Due Sicilie, ha dato un grande contributo, non il Regno delle Sicilie in quanto tale, ma la parte meridionale dell'Italia, quindi la parte quindi che apparteneva al Regno delle Due Sicilie, è stata una delle prime meridionali a ribellarsi. E tanto è vero che i primi moti, il generale Guglielmo Pepe e i famosi moti del tenente Silvate Morelli, avvennero qui giù nell'ambito del Regno delle Due Sicilie, l'area del Regno delle Due Sicilie, poi i fratelli Bandiera e così via. Cioè è partito, possiamo dire che forse è partito anche da qui il grande anelito dell'unità d'Italia. Quindi adesso è chiaro, il mondo aspira alla pace, il vecchio continente europeo si è unito, noi facciamo parte di questo consorzio civile ed umano della comunità economica europea, e quindi siamo felici di poter contribuire insieme a questi popoli, una volta divisi, alla pace nel mondo. Però ecco, nonostante l'Europa si è unita e quindi sono cadute le barriere, dicevamo a costo di sangue versato, adesso non possiamo permetterci il lusso di non ricordare quei momenti storici che hanno in buona sostanza formato l'indipendenza della nostra realtà italiana. Le chiedo 3 aggettivi per descrivere le celebrazioni di questa giornata. 3 aggettivi sono elevare la memoria e uscire fuori dall'oblio che spesso una vita consumistica impone alla coscienza dell'uomo. E il rispetto della storia che ci appartiene. E terzo, sulla memoria e sul rispetto, costruire una grande coscienza unitaria, italiana, fatta di pace, di amore verso la libertà e amore verso il prossimo, che sono poi in buona sostanza le note caratteristiche che aiutano a portare avanti la costruzione di una società migliore, per vincere tutte le povertà che attualmente ci sono, perché l'impegno maggiore in questo periodo, specialmente delle istituzioni e di chi fa politica, è vincere
le povertà che attanagliano la realtà sociale, che sono diverse di generazione in generazione. Adesso abbiamo altre povertà, abbiamo le povertà morali, non è che non ci sono state in passato, ma in questo periodo il nichilismo, l'animo umano che viene a essere attrappito dal consumismo, la corsa alla ricchezza che porta ingiustizia, le droghe che in buona sostanza deviano il sentire dell'uomo e la coscienza dell'uomo, nuove povertà verso le quali dobbiamo essere attrezzati per mettere sotto un velo di protezione la società, i giovani nostri, i giovani di oggi, a partire dalle scuole elementari e seguendoli andare in avanti. E qui è un grande ruolo la scuola. Oggi abbiamo voluto portare per mano le scuole all'interno di queste considerazioni, in modo tale che si possano forgiare nuove anime forti per garantire nel futuro la pace e la libertà di cui un popolo si deve sempre e comunque nutrire. Va benissimo, sappiamo che lei è impegnato, quindi ci blocchiamo qua. La ringrazio molto per il suo intervento. Buona giornata. Grazie.